Innanzitutto anche io vorrei esprimere i complimenti ai consiglieri che sono entrati, gli auguri di buon lavoro, perché in un anno e mezzo si può fare tanto, così come ovviamente anche qui do buon lavoro agli ingressi in giunta ed esprimo anche qui pubblicamente la gratitudine per gli assessori che non fanno più parte della giunta. Effettivamente oggi, come diceva anche il consigliere Venanzoni, ho ascoltato con molta attenzione, in un consiglio comunale devo dire molto difficile, molto complicato, molto duro, non facile, ma per me utile. Quindi consentitemi adesso, mai credo di essere stato prolisso, non vorrei cominciare stasera, però qualche considerazione la devo fare, anche perché effettivamente è stato detto tutto il contrario di tutto, non solo da un punto di vista politico, visto che alcuni di voi si sono intrattenuti anche su alcuni aspetti della mia psicologia, della mia comunicazione, della mia antropologia, quindi qualcosina la vorrei dire. La prima, sinceramente, la vorrei dire alla maggioranza. Non ve ne vogliate a male, ma oggi c'è anche un po' una frattura che vediamo se si potrà sanare. Io ci lavorerò perché mi sento il sindaco della città e quindi anche dell'opposizione. Però insomma oggi non è una giornata facile, quindi da stasera rifletteremo tutti, io lo rifletterò, rifletterò con molta attenzione a cosa mi avete detto, però io non davo assolutamente per scontato, e nemmeno voi, che questa mozione fosse respinta, perché la mozione nasce chiaramente sulla vicenda dell'audio, poi voi intelligentemente, voi dell'opposizione, l'avete trasformata in una mozione politica. Ma la scaturigine è esattamente da quell'episodio che avete cercato con astuzia e furbizia politica di cavalcare per cercare di mandare a casa il sindaco per la seconda volta democraticamente eletto. Il che è legittimo, però poi ci tornerò. Legittimo politicamente. Io ho ascoltato con molta attenzione in questi giorni le argomentazioni di chi è stato responsabile di quella vicenda dell'audio. Ho ascoltato più volte l'audio. E l'ho fatto anche memore, come dire, un po' divertendomi anche da questo punto di vista della mia pregressa esperienza investigativa, ne ho sentiti tanto di audio nella mia vita. E quindi ho voluto dire subito la prima cosa, che chiaramente da quella immagine non si poteva che prendere le distanze, perché poi noi diamo conto dell'essere e dell'apparenza. E credo che sia stato utile quel segnale. Che si è fatto capire alla città che quel tipo di messaggio che era venuto fuori attraverso uno scoop giornalistico era un messaggio che andava messo in quel momento nella giusta fotografia. Devo dire con la stessa nettezza, se non superiore, e la discussione di oggi mi ha ulteriormente confortato da questo punto di vista, che io devo valutare le chiacchiere, devo valutare le parole. Non vi dico quello che mi dicono, forse probabilmente si dice anche di peggio certe volte di me, anche in alcune riunioni politiche. Immagino se fossero tutte videoregistrate quello che può uscire. Quindi per me devono contare da sindaco di Napoli soprattutto i fatti. L'apparenza è importante e quindi hanno compreso innanzitutto i protagonisti di quella vicenda che l'apparenza andava ripristinata. Però per me con l'onestà intellettuale che mi caratterizza, io devo dire, e lo voglio dire pubblicamente in quest'aula, che dai protagonisti di quell'audio non mi è mai venuta meno la lealtà politica e istituzionale in questi anni e mai nessuna richiesta personale o indebita mi è stata presentata. E qui voglio dare atto all'opposizione di alcune cose, che oggi ha fatto una critica politica molto dura, legittima chiaramente, però li ringrazio perché in vari passaggi, non tutti, ma hanno salvaguardato alcuni aspetti che per me sono importanti. Nulla di personale, credo sia importante, perché da tanti anni che stiamo insieme comunque con alcuni, l'onestà, che io la reputo la cosa principale per una persona, l'autonomia che qualcuno di voi mi ha riconosciuto, e quindi questi aspetti credo che sono per me importanti, perché mi consentono, come dire, di eliminare da fattori di tossina questo dibattito e metterlo esclusivamente in politica. È chiaro che l'occasione era ghiotta perché in questo momento la città è in difficoltà, quindi consapevoli l'opposizione che fra un anno e mezzo, quando dovrò rendere conto alla città, il bilancio sarà complessivamente positivo, questa era l'opportunità per
per cercare di interrompere questa esperienza nel momento più difficile. Quindi un ringraziamento alla maggioranza, perché pur con i distinguo che ho colto, pur tra le critiche che ho colto, però poi ci ritornerò, io oggi ho apprezzato una prova non scontata di coesione, di unità e di compattezza. Quindi io innanzitutto da stanotte devo lavorare su questo, cioè devo lavorare sulle sacchette di sangue di cui parlava Elena Coccia, che posso ovviamente ricambiare con molte sacchette di sangue, di cui posso donare anche a te e alla città, perché io sono un donatore di tante cose, sono anche un donatore di sangue, però devo cogliere tutti gli aspetti critici e soprattutto devo cogliere da lunedì in poi le ragioni per rendere poi effettiva ancora di più questa coesione che è necessaria non per Luigi De Magistris. Poi ci ritornerò su questo perché sono state anche dette le cose piuttosto scorrette nei miei confronti e su questo ci debbo necessariamente tornare perché è una questione politica, ma anche di natura personale, vicende poltrone e interessi personali del sindaco. Quindi su questo a me serve una maggioranza motivata e compatta, penso agli interventi di tanti, di Maria Caniglia, di Elena Coccia, di Mario Coppetto, di Laura Bismuto, di Nino Simeone, insomma di tanti, non li cito tutti. Quindi avverto, non è che aspettavo la discussione di oggi, so perfettamente che c'è una situazione complicata. Però so anche che noi abbiamo tutte le condizioni per poter arrivare alla fine del nostro mandato in maniera assolutamente coesa e forte. Beh, non siamo noi che oggi abbiamo voluto trasformare all'inizio quest'aula in un tribunale amministrativo regionale o un giudice ordinario, perché noi oggi abbiamo dato un'altra prova di compattezza che non era scontata. Voi avevate molto puntato, anche con argomentazioni giuridiche infondate, sul fatto che noi oggi cominciassimo questo Consiglio Comunale non con 21, ma che era necessaria anche la presenza giuridica, fisica, istituzionale e politica dei tre colleghi consiglieri che sono subentrati. Oggi alle ore 10 eravamo in 21, avete cercato in tutti i modi di trasformare un dibattito che poi avete correttamente messo in politica in un tentativo evidentemente di modificare la correttezza giuridica a esclusivo danno poi non del sindaco di Napoli, dei lavoratori e della città, che se voi costruite un'argomentazione giuridica capziosa per rendere irrituale la composizione del collegio, puntate per esempio al Consiglio Comunale di lunedì, non è che non l'abbia capito questo fa, quindi i lavoratori devono sapere che c'è anche chi ha lavorato per far venir meno la correttezza giuridica di questo consesso e poi evidentemente inficiare una serie di delibere che non erano certo quelle della mozione di sfiducia, che la mozione di sfiducia è stata colpita clamorosamente da un punto di vista politico. E guardate, io sono molto carico arrivare alla fine del nostro mandato, ma se solo avevo qualche dubbio, mi candido quasi quasi alle regionali, ma chi lo sa che pure il sindaco non fosse stanco, chi lo sa che pure il sindaco non è più motivato, oggi io devo ringraziare l'opposizione, perché mi ha dato una grandissima prova di motivazione. La prima, di avervi compattato. Lo considero un merito. A me non mi interessa che siete andati dietro la Lega, perché invece è corretto quello che dite, la mozione di sfiducia deve essere fatta insieme. Certo, qualcuno si poteva sfilare, qualcuno mi era venuto anche a dire che non l'avrebbe mai votata, che non l'avrebbe appoggiata, ma questo sta nel chiacchiericcio politico di cui siete maestri più di me, perché siete politici di lungo corso. Quindi io su questo punto mi prendo un merito. Oggi mi prendo il merito che mi avete fortemente motivati ad arrivare alla fine del mandato e quindi a provare a fare di più. Anche insieme ai vostri suggerimenti e ai vostri consigli. Perché voglio dire subito, io sono abituato a decidere in autonomia, non pensate che ci sta Auricchio che mi consiglia, Pasquale, tutti mi consigliano, anche voi mi consigliate. Nel senso che anche voi, nelle vostre critiche, certe volte mi fate riflettere, mi fate pensare. Oggi ho scoperto un'altra cosa, l'avevo già scoperta sui giornali in questi giorni, che fino a poco tempo fa, tutti quanti dicevano che certi assessori erano una schifezza, per non dire una chiavica, però visto che abbiamo sentito frasi utilizzate, una schifezza. Ho scoperto in questi giorni che gli assessori che sono andati via erano i migliori assessori della Giunta dei Magistrati. Grazie, sottoscrivo questo, perché sono stati bravissimi e non sono andati via per demerito. Ringrazio Marco Nonno. Marco Nonno oggi l'ha detto. Bravi quelli che sono usciti, bravi che quelli che sono rimasti. Allora, se ho fatto tanti errori, un unico errore non ho fatto. È quando, per esempio, la consigliera Giova entrò nella mia stanza insieme all'ex consigliere Davide Libro, che cercavano anche loro in un rimpasto.
di entrare nei 34, quanti ne ho cambiati? E feci bene a non farlo, e anche lì... Però non lo devi dire, c'era una cosa... Io dico quello che vuoi, no, non mi potete interrompere, Sentite, ho ascoltato tutto. Vi ho toccato un attimo, okay. Colleghi, ma non interrompiamo, sicuramente ci sarà possibilità di chiarimenti. Un attimo, facciamo concludere il concetto. Non vi innervosite, no? Evidentemente ho toccato il nervo scopetto. L'ho fatto apposta. Era un'altra stagione, posso parlare? Sì, Debra, lei ha iniziato a fare il vice sindaco, se lo ricorda. Ho toccato il nervo scoperto, no, che il filone Vincenzo De Luca, Lebro, Venanzoni, Giova e gli altri, lo sappiamo, no, che è così. Cioè, come? Lebro, non sto parlando di te. Consigliere, tu appartieni a un'altra corrente del Partito Democratico, lo so, il quadro politico mi è chiaro. Consigliere. Comunque feci bene, nel senso che quella scelta, ho sbagliato in tanti assessori, in quel caso... Dalla discussione di oggi, siccome ho ascoltato con attenzione la consigliera Giova, che ha fatto un quadro del sindaco De Magistris come se fosse l'artefice di un disastro in città, mi sono un attimo ripercorso la storia di questi anni e mi ricordo quando entrarono nella mia stanza che mi dissero che è un grandissimo sindaco. Io capisco, in politica non esiste l'amicizia. Vabbè, però ragazzi, se mi volete... Ho capito che vi rode perché avete perso la partita politica, però fatemi finire. Tu vai doppiamente sbagliato perché mi hai pure votato, quindi sei doppiamente in difficoltà. Lo capisco. Grazie. Ma tu mi voterai pure la prossima volta. Noi staremo insieme magari la prossima volta. Vabbè, però ho capito. Ma non... Collega, però come possiamo procedere così? Non lo so. Si sono nervosi. Scusate, allora non lo so, se con calma c'è la conclusione, poi magari se ci sono dei chiarimenti, ma non sono chiarimenti, presidente, io successivi, no, come facciamo però così, sindaco? Lei non ha capito nulla. Sicuramente sono diverso da lei. Storie anche familiari, sicuramente diversi, molto diversi. Esatto. Con grande orgoglio. Ciao. Questo, diciamo, comprende il fatto che voi potete dire tutto del sindaco, come il sindaco fa un ragionamento politico, quindi esattamente il contrario di quello che ha detto, sicuramente quello che ha detto il consigliere Veranzoni è esattamente il contrario. Il consigliere Veranzoni, Enzo, fammi parlare per favore. Il consigliere Veranzoni prima mi ha accusato di pensiero unico, aspetta, il pensiero unico all'incontrario. A voi dà fastidio evidentemente un sindaco che ha un pensiero autonomo, che è diverso dal vostro. Io vi ho ascoltato con molta attenzione, certi momenti mi sono anche irritato, per esempio quando Mara Carfagna dice il sindaco si deve staccare dalla poltrona, e beh, qua consentitemi di fare un ragionamento. Innanzitutto Mara Carfagna, che io rispetto e finanche stimo nei suoi interventi pur non condividendoli per nulla, non solo ha due poltrone, e una poltrona non navira mai perché non viene quasi mai qua, ma vorrei ricordare alla signora Mara Carfagna che il sindaco di Napoli alle poltrone le ha rinunciato anche quando aveva le poltrone a tempo indeterminato, che non sono quelle della politica, perché quando facevo il magistrato io mi sono dimesso da magistrato, ho rinunciato a uno stipendio che adesso avrei potuto avere di 7.000 euro, una pensione intorno ai 6.000 euro, e mi sono dimesso da magistrato 30 giorni prima di maturare il minimo della pensione. Quello è sicuramente un errore che ho fatto, io però non consento a nessuno in quest'aula di dire che sono attaccato alla poltrona, e se fossi stato attaccato alla poltrona avrei fatto, mi sarei candidato alle politiche qualche anno fa, mi sarei candidato alle europee, probabilmente mi sarei candidato alle regionali fra un anno, non lo farò. E oggi la mozione di sfiducia respinta, non che prima abbia avuto la vostra fiducia, anzi io mi auguro che la fiducia, come dire, personale, umana, politica su alcuni temi si possa anche recuperare, ma questa mozione respinta e anche le argomentazioni che avete utilizzato mi hanno molto caricato, sapete perché? Perché noi ogni volta che portiamo qualche cosa a Roma per la città, e vi assicuro che anche in questa manovra di bilancio ci saranno un sacco di cose importanti, le otteniamo grazie all'autorevolezza di questa città, nonostante anche in questi giorni, nonostante nei mesi scorsi, i principali ostacoli al tentativo di adottare provvedimenti nell'interesse della città vengono da esponenti politici che sono in questo consiglio comunale all'opposizione,
Cioè noi abbiamo sempre ostacoli a Roma, non dalle forze politiche, come dire, romane, ma da persone che da qua cercano di non far approvare provvedimenti nell'interesse della città. Allora non è che io penso che se voi mi criticate siete contro la città e non amate la città, però è un po' curioso che voi in un momento di crisi della città vi muovete, non tutti ma alcuni di voi, per cercare di ostacolare dei provvedimenti a Roma. E qual è la ricetta che utilizzate in questo momento di crisi della città? Vogliamo aiutare il sindaco? No, mandiamo a casa il sindaco. Beh, io non credo che sia un comportamento adeguato, non credo che sia un comportamento corretto. Noi invece continueremo a lavorare, a portare gli obiettivi a casa, nonostante gli ostacoli politici, gli ostacoli istituzionali e i tantissimi atteggiamenti negativi nei confronti di questa azione amministrativa. Poi consentitemi anche un'altra cosa, io capisco, posso sbagliare, ad esempio voglio chiarire, mi dispiace se è andata la consigliera Uleto, che prima tramite Alessia Guaglietta io praticamente ho detto semplicemente ad Anna Maria Palmieri, voglio che rimanga, come dire, pubblicamente traccia di questo. Quando lei mi diceva sindaco, occupati del welfare, io ho fatto una battuta, ho detto meno male che me l'hai detto tu, altrimenti che non me ne sarei occupato, quindi non è nulla né di sessista né di mancanza di rispetto, stiamo nella politica, siamo nelle frasi e stiamo fino anche nell'ironia. Ma sentire oggi che qualcuno di voi, come Brambilla e qualcun altro, non so, la Madà, si offesa per qualche mia dichiarazione, sentite, vi voglio bene proprio con tutto il cuore e tutta la bontà che mi contraddistingue e fin anche la generosità. Voi state un giorno sì e l'altro no a portare carte alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, al TAR, dite che io sono il peggiore, mi dite tutto e il contrario di tutto, io che dico mollusco, tanto il mollusco è un animale, mollusco, niente di male, i molluschi possono essere anche fin anche piacevoli certe volte a gustare. Cioè io in questi giorni mi sono sentito quasi un essere umano a mare con gli squali. Chiedo scusa agli squali, perché a me che piacciono le immersioni, mi sono trovato una volta in acqua con uno squalo. Ma vi assicuro che gli squali umani sono peggio degli squali. Cioè quindi voglio dire, non vi offendete se io pure la metto un po' in polito, non fate troppo le... insomma, siete persone navigate, non lo dico a Agnello che non si offende, perché poi con Enzo per esempio abbiamo scontri, però... Vedo certe volte un atteggiamento un po' professorale. Io capisco che soprattutto nel Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale vi pigliate subito, vi urtate un pochino, ma insomma un pochino di dialettica politica non ha pigliato a male, insomma. Non mi pigliate a male se ho preso magari una componente del Meetup in giunta, che a differenza della consigliera Matano che viene con la bottiglia di plastica, lei è venuta invece con la bottiglia. L'ho acquistata alla Budesca la bottiglia di plastica. Sono sensibilità diverse, non me la dovete pigliare, io la metto in politica, sono un uomo politico, non me la pigliate. Poi se siete così bravi, lo dico all'opposizione, Brambilla, se siete così bravi come dimostrate sempre qua, vincerete le elezioni. Io invece vi devo dare una brutta notizia, che siccome dopo la giornata di oggi mi avete talmente caricato a pallettoni e talmente la maggioranza mi ha dato una risposta forte, e siccome io so perfettamente le sofferenze della città, so perfettamente, perché vivo la città H24 e ci rimango talmente male delle cose che non vanno, io profferirò tutto il mio sangue, tutte le mie energie, tutto il mio ossigeno e tutta la mia passione per fare in modo che il prossimo sindaco di Napoli non venga dai banchi di questa opposizione, perché io sono atterrito da questa circostanza, perché io so bene come era stata ridotta Napoli prima che arrivassimo noi e so bene quanto pericoloso potrebbe essere affidare la città di Napoli a una destra che a tratti eversiva. Poi consentitemelo di dire, è chiaro che le società partecipate non funzionano come vorremmo, però questa critica fatela fare alla signora Francesca, alla signora Antonia, diciamo, i nomi di fantasia che Andrea poco fa ha detto, però non lo posso sentire dai consiglieri dell'opposizione, perché voi avete gli strumenti giuridici e politici per sapere che noi siamo l'unica città d'Italia che non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale. E lo sapete perfettamente che noi l'altro giorno abbiamo salvato ANM nonostante la regione Campania. Sapete perfettamente che noi abbiamo dato un contratto di servizio a Napoli Servizi, ad Asia, dando quindi lunga vita. Sapete perfettamente che chi beneficerà di queste cose sarà soprattutto il prossimo sindaco di Napoli. E allora giudicatemi fra un anno e mezzo. Io ho il diritto
ho il diritto di essere valutato e il dovere di dare il meglio fino alla fine del 2021. Questa è la democrazia. Poi voi avete esercitato questa mozione di sfiducia, io l'ho accolto in un paio di interventi che ho apprezzato, come stop and go. Io ho capito, qualcuno di voi ha ritenuto questo fatto come un momento per pungolare il sindaco? Un momento per dire al sindaco noi non siamo soddisfatti? Io, credetemi, lo so che voi non ci crederete, ma io vi ho ascoltato con attenzione. Io vi ascolto, vi rispetto e finanche certe volte posso fare pure delle scelte dopo che ho ascoltato l'opposizione, come quando ascolto i cittadini, come quando ascolto i miei collaboratori, sono un uomo autonomo. Ho sentito qualcuno di voi che ha detto il sindaco poi, siccome la maggioranza era stracciata, era a pezzi, ha dovuto fare il rimpasto. Siete troppo intelligenti per capire che questo rimpasto semmai ha indebolito la mia maggioranza. Questo è un rimpasto di cui mi assumo assolutamente la responsabilità. Però mi fa piacere che anche i quattro nuovi assessori che sono entrati non siano giudicati e valutati, come dire, uno perché c'ha il bollino di una parte, uno. Valutiamoli fra un poco. Questa è la correttezza dei rapporti, come giustamente voi pretendete correttezza nel rispetto dell'opposizione, io penso che merito di essere rispettato per delle scelte difficili, perché sostituire Nino Daniele con Leonora Di Maio è una scelta che poteva fare solo Luigi De Magistris, questo lo sappiamo, quindi valutare, perché Nino non è stato bocciato, ma io guardo avanti, e questo che a voi preoccupa, che io guardo avanti, e nel guardare avanti cerco di creare una prospettiva larga in cui si possa anche non solo amministrare bene, ma anche provare a rivincere le elezioni senza di me. Cerco di andare alla conclusione. Un'altra considerazione, mi verrebbe da, ho saltato alcuni passaggi perché siamo tutti stanchi, mi verrebbe effettivamente da entrare nel merito, ma voi avete talmente disegnato una città totalmente allo sbando che io dovrei veramente prendere le prossime 4 ore, perché su tante cose che avete detto io non è che non sia d'accordo, cioè io so perfettamente che ci sono delle criticità, però anche qui, io non so se voi avete seguito un pochino il dibattito che c'è stato in settimana da martedì a giovedì ad Arezzo. Ad Arezzo si sono riuniti tutti i sindaci d'Italia. E vi assicuro che le condizioni della fragilità del paese in questo momento sono drammatiche in tutta Italia. E i sindaci di tutti i colori politici non hanno cacciato la fotografia di stamattina. Voi avete cacciato una fotografia come se a Venezia, con l'acqua alta 1,80 centimetri, 1,80 centimetri, o a Matera, le avete viste le immagini, o in Liguria, l'opposizione si mette a dire e col prosindaco si arriva l'acqua alta a Venezia. Ma perché non si è uniti almeno su questa battaglia? Lasciate stare il cittadino. Il cittadino ha tutto il diritto di contestare con durezza. Che il cittadino ha il sindaco come interlocutore, ha i consiglieri comunali, ha i consiglieri municipali, ma c'ha soprattutto il sindaco, lo sapete perfettamente. Perché la responsabilità di ogni cosa è del sindaco, le cose buone che vanno, scompaiono gli squali e diventano tutti pesciolini, diciamo, di allevamento, pesciolini rossi di allevamento. Quando c'è il problema, vedi tutti quanti, giustamente si vanno a aggrappare sui polpacci del sindaco. Siamo stati uniti, abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri, che così non si può andare avanti. Poi è chiaro che noi faremo degli errori, alcuni personali, alcuni politici, alcuni della macchina amministrativa, ma lo sapete perfettamente che questa è l'amministrazione che più ha speso in manutenzione delle scuole, l'amministrazione come sindaco della città metropolitana, il piano strategico, e curiosamente avete sorvolato che il piano strategico che dà 100 milioni di euro alla città di Napoli è stato votato da Dema, è stato votato dai Verdi, è stato votato da Forza Italia, è stato votato dal Partito Democratico, non è una bella prassi di collaborazione, quindi il sindaco di Napoli non ha un pensiero unico, sapete perché? Perché se il sindaco della città metropolitana aveva il pensiero unico, e là lo poteva avere il pensiero unico, perché la legge del Rio affida solo al sindaco la potestà di decidere, io pigliavo i 400 milioni, e se il mio cognome non era De Magistris, ma era un altro De con un'altra cosa, io mi sarei preso quei 400 milioni, avrei detto, mo decido io i 400 milioni, invece no, mi sono chiamato tutte le forze politiche, e tutti e 91 sindaci, e abbiamo deciso all'unanimità, tenendo conto delle istanze dei sindaci e dei territori, e questo ci viene dato atto da tutti. E poi scusate, se questa è la città che descrive Giova, che descrive Lauleto, che descrivono alcuni di voi, ripeto, i problemi sono tanti,
però vi darò la brutta notizia che tanti di quei problemi da qui al 2021 li risolveremo, perché questo chiaramente saremo felici non solo nell'interesse dei napoletani, e quindi lo sarete anche voi, ma politicamente trarremo un consenso. Ma se la città è quella che avete descritto voi, dalla distruzione del commercio alla distruzione dell'economia alla distruzione della cultura, cioè voi mi dovete spiegare, perché io sono stato 2 giorni ad Arezzo e sono stato almeno 150 sindaci che mi hanno fatto i complimenti di come Napoli è cambiata in questi anni, e praticamente Napoli viene considerato un punto di riferimento in questo momento. Io sinceramente non mi riconosco più. Se qualcuno si trova così male, diciamo, c'è il diritto di mobilità. Magari un cittadino non se lo può permettere, ma un consigliere di opposizione forse si può permettere anche. Se Napoli è nelle condizioni in cui avete descritto, probabilmente uno se può anche andare a vivere a Roma, dove si vive molto meglio, può andare a vivere in un altro posto. Andate a parlare, andate a vedere. Insomma, a me questa roba qua non significa essere contro la città, ma un poco di orgoglio, cioè la critica costruttiva sì, ma disegnare questa città completamente allo sbando non mi piace. E sembra che non lo sapete che non ci sono le risorse economiche. Eppure vi rode che noi, nonostante questo, non abbiamo licenziato una persona, che adesso stiamo assumendo, che stiamo facendo il piano strategico, che partono ci sono i lavori in tante strade, in tante scuole, in tante opere pubbliche, ed è per questo che adesso avete cercato di approfittare di quella vicenda per mandarci a casa, perché fra un anno e mezzo la musica sarà diversa, e questo ve lo prometto. Quando Venanzoni farà l'elenco fra un anno e mezzo delle promesse e delle cose fatte, vedrà che là sarà il momento del rendiconto e io non dovrò essere valutato dall'opposizione, e consentitemelo, fin anche dalla maggioranza e dal Consiglio Comunale, di cui ho grandissimo rispetto, perché io sono un consigliere comunale, oltre che essere un sindaco. La mia valutazione e la mia faccia io la devo mettere, perché sono un autentico democratico, la devo mettere dai cittadini. Io 3 volte mi sono candidato, 3 volte sono stato eletto. La politica mi appassiona. Quando sarà la 4ª volta che mi candiderò a qualcosa, che non lo so, che può essere qualsiasi cosa, l'associazione bocciofila, Slow Food, o presidente del consiglio, o finanche consigliere regionale, saranno i cittadini che mi valuteranno. Questo credo che è un diritto di cui penso di avere assolutamente, ne faccio assolutamente tesoro. A mio avvio davvero alla conclusione. Condivido molto alcuni passaggi dei consiglieri di maggioranza, per esempio l'ha detto Fulvio Frezza, se non ricordo male, l'ha detto anche Laura Bismuto, è necessario in questo anno e mezzo finale, anche col contributo critico dell'opposizione, di fare una sorta di, come dire, non programma, però punti di fine mandato. Questo può essere un modo per riannodare anche un dialogo, che compete soprattutto a voi, agli assessori, ma col mio input all'interno delle commissioni. Così come devo dire, ho apprezzato molto, e non era scontato, l'intervento di Maria Caniglia, perché Maria Caniglia, nel riconfermare la fiducia insieme a Gigi Zimbaldi e al suo gruppo, ha detto: io devo dare conto a chi mi ha votato e chi mi ha votato quando mi sono presentato, mi ha votato perché io stavo in un progetto politico. Quindi queste sono istanze che io le devo comprendere e le devo fare tesoro. Come devo dire, ho apprezzato moltissimo gli interventi di Marco Gaudini, col quale pure ci siamo chiariti in questi giorni, di Claudio Cecere, insomma davvero di tutti voi. Io, questo Consiglio Comunale è stato pesante, è stato duro, perché in alcuni tratti è stato anche, secondo me, ingeneroso, perché io credo che il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che da 8 anni e mezzo, senza alcun interesse personale, nell'esclusivo interesse della città, rimettendoci in termini di affetto ed altri, si è dedicato esclusivamente alla città, sentire argomentazioni che il sindaco pensa solo alla sua carriera personale, che non so quale sia, che il sindaco pensa solo alla poltrona, non so quale sia la poltrona, e soprattutto vi voglio deludere che noi abbiamo non solo visione di città, ce l'abbiamo importante, lo dico anche ad Arienzo che ne ha dubitato, ma abbiamo anche un progetto politico, quindi noi saremo in campo per questa città, saremo in campo per il nostro paese, lo faremo sia per arginare le destre eversive, lo faremo per arginare quella politica che guarda al compromesso morale, lo faremo per arginare chi faceva delle poltrone dei luoghi in cui sistemare interessi personali. Insomma, tutto potete dire di noi, ma noi siamo persone che veramente lo facciamo, come credo la stragrande maggioranza delle persone che poi amano veramente il ruolo che hanno, per passione e per amore di questa città. Quindi abbiamo ascoltato delle parole ingenerose, ma non viviamo, a differenza di altri che pure siedono in questo Consiglio Comunale, o che ti amano solamente se hanno una poltrona, se perdono la poltrona hanno odio. Io personalmente non vivo né di rancore, né di risentimento e né di odio, quindi questa giornata per me è una giornata utile, è utile perché ho avuto la fiducia netta e importante della mia maggioranza, che viveva, la nostra maggioranza, che
che viveva un momento difficile. Credo che questo è un segnale importante per la Giunta, soprattutto per i nuovi entrati. Si è abbassata l'età media, quindi si è compensata la presenza di Panini. Quindi da questo punto di vista è un'iniezione di energia alla fine questa riunione, come lo sarà quella di lunedì quando approveremo il bilancio. E ancora di più, se solo avessi avuto qualche dubbio, la mia scelta è quella di rimanere a fare il sindaco fino al 2021 per esclusivo amore della mia città, e poi in quel momento io mi presenterò con la mia faccia, spero, a sostenere un'altra candidatura, e sarà il popolo napoletano che valuterà se in 10 anni io sono stato un disastro, come sostiene qualcuno di voi, un mezzo disastro, buono, ottimo, sufficiente, alcune cose buone, altre negative. Io sarò stato convinto di non aver mai tradito il popolo napoletano, la mia coscienza, la passione civica, e di non aver mai ceduto, mai, anche nei momenti più difficili, aver mantenuto l'autonomia, perché poi è una cosa di cui vado fiero e, come dire, anche fiero delle persone che mi accompagnano. Non avere un prezzo è una cosa faticosa, perché ti fa fare delle salite, però è molto bello essere persone libere, e l'ho dimostrato anche in questa fase così delicata, tra gli audio, tra la mozione di sfiducia, tra le campagne di stampa, alcune anche a proposito di sessismo di cui si è parlato oggi. Io ho trovato davvero odiosa la decorazione di chi, nascondendosi dietro a un giornale, fa mistificazione e strumentalizzazione di una donna che è stata nominata non perché appartiene a Dema, ma perché è una donna che da anni fa battaglie sui territori in difesa dell'ambiente, e anche lei va valutata fra un anno e mezzo, non perché tra le tante cose sa fare anche i dolci. Forse è meglio fare i dolci che decorare campagne di stampa di un giornale che dovrebbe essere il giornale della città, ma sempre più sembra il giornale contro la città. Quindi noi andiamo avanti, nonostante chi c'è contro, per amore di questa città, e oggi io credo che la città è più forte, perché la maggioranza è compatta. L'opposizione, se farà critica costruttiva, ne piglieremo atto; se utilizzerà strumenti spesso capziosi per cercare di farci cadere, noi risponderemo esattamente come abbiamo risposto oggi: presentatevi fra un anno e mezzo, e se siete bravi fatevi votare. Invece la brutta notizia che vi do è che noi fra un anno e mezzo andremo a vincere un'altra volta contro chi oggi ha dimostrato esclusivamente di pensare a degli interessi di cortile e non agli interessi della città, altrimenti non si faceva un attacco in un momento così complicato contro il sindaco di Napoli. Grazie.